Bene, questa edizione del Premio Viviani è un'edizione importante perché tanto si è sviluppata in presenza anziché in video o sui social come l'anno scorso. È importante perché la Libera Accademia di Pittura è riuscita a organizzare questa edizione nonostante le gravi difficoltà di sistema che sussistono in questo momento. Organizzare un premio è un'arte difficile, un premio d'arte è un'arte difficile, mi ripeto volutamente, perché è un equilibrio strano tra degli artisti che dipingono sulla base della loro creatività nelle loro case e mandano a un organizzatore che riunisce queste opere, che seleziona una giuria che opina benissimo e quindi è una sommatoria di pareri, di opinioni e di situazioni assolutamente discutibili. Potremmo dire anche che tutte le situazioni dei premi sono sempre discutibili. Allora, perché fare un premio? Perché mantenere un premio? Perché dire queste cose? Perché il premio è un momento di confronto. Giusto o sbagliato che sia la commissione, va premiato anche il coraggio degli artisti di riprendere, di lavorare in queste condizioni, di farsi giudicare dagli altri, di esporre le proprie opere e di correre il rischio di essere selezionati o non selezionati. L'opera non ha un valore in sé a prescindere dal rapporto con il pubblico, ma l'opera deve essere verificata dalle commissioni, deve essere verificata dal pubblico, deve essere verificata con gli altri, altrimenti è un'opera per sé, non è un'opera d'arte, non è un'opera per il pubblico. Questa edizione mi sembra molto importante per il livello di partecipazione e per anche la folla che ha animato questa inaugurazione di questa sera.